Siamo nel pieno del periodo natalizio, proprio in questa settimana, in queste ore che sto registrando questo video, è sancito l'inizio della settimana di Natale. E visto che questo sarà probabilmente l'ultimo video che farò nel 2018, voglio lasciarti con la top 5 delle strategie di marketing digitale che potrai adottare proprio nel 2019. Sigla. Al primo posto metto sicuramente il video marketing. È indispensabile allinearsi con quelle che sono le tendenze. Ti basta fare una ricerca online e ti renderai subito conto che ormai, va bene, negli Stati Uniti è diventato uno strumento di importanza fondamentale in ogni strategia di marketing. La videocomunicazione, entri nelle case delle persone con un bel video. Ovviamente lo devi fare fatto bene, devi dare contenuti di qualità e di valore, ma il video marketing deve fare necessariamente parte della tua strategia di marketing digitale per il 2019. Al secondo posto abbiamo l'intelligenza artificiale, perché quello che possono fare le macchine non lo può fare sicuramente l'uomo. L'intelligenza artificiale ormai è in ogni dove, il nostro telefonino pullula di intelligenza artificiale. Qualsiasi azione che compiamo sul nostro computer attiva sicuramente qualche stratagemma di intelligenza artificiale. Mi viene da pensare anche al remarketing, che comunque sia, dietro c'è un algoritmo che lavora, al machine learning. Una macchina apprende il nostro comportamento per poi fornirci i suggerimenti che più ritiene opportuni. Intelligenza artificiale è anche il bot che ho sul mio sito, che è fatto con un software che ho acquistato. Mi sono programmato tutte le risposte, tutte le possibili opzioni, tutte le domande che voglio fare al cliente, e io sto in vacanza. Intanto Anita, il mio bot, lavora per me. Al terzo posto metto la ricerca vocale, che devi senz'altro integrare nella tua strategia di marketing. Il numero delle ricerche vocali è destinato inevitabilmente a crescere, perché sono troppo comode, e i Siri mi cerchi questo, mi cerchi quell'altro. Ora, il fatto che tutti i contenuti prodotti e messi online negli anni passati non hanno tenuto in considerazione della ricerca vocale. Ricerca vocale, motore di ricerca, parole, frasi chiave, SEO. Che vuol dire questo? Che i tuoi contenuti, non dico quelli passati, ma almeno quelli futuri, quindi gli articoli che scriverai, le pagine che cercherai di indicizzare sui motori di ricerca, devono tener conto della modalità ricerca vocale. Se devo cercare un ristorante cinese su Google, vado e scrivo ristorante cinese Roma. Ma se devo cercare un ristorante cinese attraverso la ricerca vocale, ehi Siri, mi trovi il ristorante cinese più vicino a casa mia? L'opzione che ho trovato è ristorante cinese giapponese X-Yuan. Ecco, questa è una ricerca vocale. Adesso ho cercato un ristorante, è chiaro, la ricerca può essere di ben altra natura, ma quello che voglio dirti è che cambia completamente il modo di interagire col motore di ricerca. Quindi non è più una frase scritta con l'intenzione di cercare qualcosa specifico, ma è una modalità completamente diversa che riguarda la semantica, riguarda il modo in cui interpelliamo il nostro motore di ricerca. In quarta posizione mettiamo la marketing automation, strettamente legata all'argomento dell'intelligenza artificiale. Uno dei benefici più importanti della marketing automation è che ci dà la possibilità di targetizzare potenziali clienti attraverso diverse piattaforme. Le possibilità di utilizzo dell'automazione sono pressoché infinite. Ti faccio l'esempio di un sito che si chiama Domino's Pizza, questi fanno la pizza, e che si sono inventati, hanno aggiunto al loro staff un robottino per le consegne a domicilio, automazione. Questo robottino è piccolino così, ti tiene la pizza in caldo e piano piano te la porta a casa.
Qua sotto trovi il link, così ti vai a togliere la curiosità anche tu. Al quinto posto mettiamo autenticità. Quando cerchi qualche modo di trovare la chiave vincente affinché riesci a far compiere la tanto desiderata azione al tuo potenziale cliente una volta che l'hai individuato, beh, io mi rendo conto che tante volte ci dimentichiamo che in fondo abbiamo a che fare con degli esseri umani. A forza di interfacciarci con computer, device di varia natura, telecamere, eccetera, eccetera, perdiamo di vista il concetto basilare che dall'altra parte, dietro a quei monitor, abbiamo altri esseri umani. Quindi non ti dimenticare mai di essere più autentico che mai, perché questo ti mette, a mio avviso, una spanna sopra la tua concorrenza. Chiudo questo video facendoti gli auguri di Buon Natale, ringraziandoti per seguirmi, per vedere tutti i miei video, ma ringrazio anche la mia famiglia, i miei parenti più stretti, gli amici, ovviamente i miei clienti, i miei allievi, la mia compagna Erika che mi supporta e mi sopporta anche. Tanti auguri di Buon Natale e un felice 2019. Ciao!